Ciao bambini, oggi leggiamo insieme la storia di Piccolo Blu e Piccolo Giallo. Questo è Piccolo Blu. Eccolo a casa sua con mamma blu e papà blu. Piccolo Blu ha tanti amici, ma il suo migliore amico è Piccolo Giallo, che abita nella casa di fronte con mamma gialla e papà giallo. Come si divertono tutti insieme a giocare al girotondo. In classe stanno fermi e composti, ma fuori dalla scuola saltano e corrono. Un giorno mamma blu dice al piccolo blu: "Io devo uscire, tu aspettami qui." Ma piccolo blu voleva giocare con piccolo giallo. Allora andò a cercarlo nella casa di fronte. Purtroppo la casa era vuota. Era finito Piccolo Giallo. Piccolo Blu andò a cercarlo. Lo cercò di qua, lo cercò di là, lo cercò dappertutto. Quando finalmente eccolo! Felici si abbracciarono e si abbracciarono così forte che diventarono verdi. Poi andarono a giocare nel parco. Rincorsero Piccolo Arancio, scavarono un tunnel. Quando furono stanchi, tornarono a casa. Ma mamma blu e papà blu dissero: "Tu non sei il nostro piccolo blu, tu sei verde." E mamma e papà giallo dissero: "Tu non sei il nostro piccolo giallo, tu sei verde." Piccolo blu e piccolo giallo erano molto tristi. E piansero tantissime lacrime gialle e lacrime blu. Infine si ricomposero e dissero: "Adesso ci crederanno." Mamma blu e papà blu furono molto felici di rivedere il loro piccolo blu e lo abbracciarono. Ma abbracciarono anche il piccolo giallo e si accorsero che diventarono verdi. Allora capirono che cosa era successo. Mamma blu e papà blu vanno a spiegare la situazione a mamma gialla e papà giallo. Tutti si abbracciarono con gioia e i bambini giocarono fino alla sera.